Allora, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video di Acquari alla Costa. In questo video volevo consigliarvi, visto che non l'ho mai fatto, un sito web per comprare un acquario veramente a prezzi interessanti. Come potete intravedere, ci sono acquari molto interessanti a un costo veramente interessante. Si tratta di zoofast.it. Premetto subito che è un sito web che da cui non guadagno nulla, quindi non è un consiglio per guadagnare delle provvigioni, delle percentuali sul venduto, per cui è un consiglio spassionato, semplicemente perché io ci ho acquistato diversi acquari, mi sono trovato bene, gli acquari sono buoni, sono quelli che vedete ultimamente nei video, semplici, ovviamente è soltanto la vasca, quindi poi dovrete procurarvi il necessario per la filtrazione, il coperchio, la luce, eccetera eccetera. Però insomma, nei miei vecchi video potete avere comunque diversi consigli anche per quanto riguarda la copertura, la luce, eccetera eccetera. Quindi, come vi dicevo, io ci ho acquistato diverse volte diversi acquari, mi sono trovato bene, anzi sono molto disponibili, e niente, vi racconto però la mia esperienza, perché in pratica la mia esperienza è positiva, in quanto una volta mi è capitato di ricevere un acquario rotto e mi è stato chiesto se volevo il rimborso oppure il prodotto nuovamente. Scelsi ovviamente di nuovo il prodotto, mi arrivò tutto a posto. Ora, questo racconto questa esperienza semplicemente non come garanzia per quanto riguarda poi il fatto che se vi arriva rotto ve lo cambiano, in quanto non è così, nel senso, con me è andata così, però ho comprato diversi acquari e può darsi che siano stati molto disponibili semplicemente per il fatto che volevano tenersi il cliente, e poi si trattava di un acquario piccolo, quindi con un prezzo, come vedete, di soli 9 euro, quindi hanno preferito rimandarmi l'acquario piuttosto che probabilmente perdere il cliente. Ora, se vi capitasse con altri acquari che vi arrivassero rotti, fosse il primo acquario o il secondo acquario, non è detto che ve lo cambino, insomma. Però, insomma, di sicuro è un'esperienza positiva che racconto, ed è anche per questo che comunque gli faccio comunque pubblicità gratuita, in quanto sono stati comunque molto disponibili, gentili, e quindi mi sembra giusto, visto i prezzi e l'ottimo servizio che offrono, sia appunto per loro, ma sia però per voi che, insomma, vi consiglio un sito web dove veramente, come vedete, i prezzi sono ottimi. Allora, praticamente purtroppo c'è un purtroppo, e cioè che prima la spedizione era gratuita a 32,90 euro, adesso invece si paga. Però è anche vero che i prezzi erano aumentati notevolmente, fino a raddoppiare addirittura, e poi con una spedizione gratuita. Adesso sono tornati veramente prezzi buoni, però si paga da 11 euro fino a 13 euro di spedizione. Lo potete vedere qua, da 11 euro fino a 13 euro in base al peso. Però ovviamente, come vedete, se ad esempio prendete 3 acquari piccolini, probabilmente spendete 12 euro per ricevere tutti e 3 gli acquari, e come avete visto anche prima, prezzi sono veramente buoni, perché questo è un 41-25x25 che ho io, e che potete vedere da quell'acquarietto piccolo che vedete in alcuni video passati, e si tratta di un circa 22 litri netti, 25 litri lordi, quindi comunque a 9 euro non lo trovate da nessuna parte. Ovviamente c'è la spedizione che va a aumentare un po' il prezzo, però appunto, come vi ripeto, se ne prendete un paio, la spedizione comunque ammortizza abbastanza il prezzo poi dell'acquario, quindi diciamo che rimane comunque un ottimo prezzo.
Ovviamente si rischia sulla spedizione, come ripeto, perché a volte a me è capitato una volta che arrivi rotto, quello dipende dai corrieri purtroppo, però insomma vale la pena secondo me rischiare almeno per comprare appunto questo ad esempio un 45 litri a 13 euro, questo un 54 litri a 17 euro e poi un 112 litri a 31 euro. Ovviamente ripeto è la vasca, è soltanto come vedete la vasca vuota e basta, quindi poi dovete organizzarvi per l'attrezzatura, però insomma ad esempio se ad esempio è ottimo per esempio per dare un acquario, una casa dignitosa ad esempio a un pesce rosso, in questo caso magari non vi serve neanche la luce, almeno che non mettete un po' di piante, poi vabbè vedremo nel prossimo video, voglio proprio consigliare un acquario per pesci rossi e le piante adatte per i pesci rossi, però appunto ripeto, nei miei vecchi video avete diverse alternative anche per eventualmente costruire una plafoniera economica anche per un acquario per pesci rossi, eccetera, eccetera. Niente, che altro dire? Che, come vi ripeto, la spedizione ve l'ho fatta vedere e niente, le mie esperienze sono state positive. È un sito polacco, dimenticavo di dire questo, che è un sito polacco, come vedete è in italiano, però spediscono dalla Polonia. Però questo non significa niente perché in realtà fanno prima che a spedire dall'Italia, nel senso che comunque in 4 giorni vi arriva. Io l'ho comprato spesso la domenica sera e il giovedì mi arrivava, massimo venerdì. Quindi insomma entro la settimana, se ordinate la domenica vi arriva entro la settimana. Ripeto, c'è un po' il rischio che a volte arrivino rotte, però io sono stato fortunato, sono stati molto disponibili, me l'hanno cambiato, per cui niente, diciamo che io ve lo consiglio e secondo me vale la pena anche rischiare, visti i prezzi, rischiare la spedizione. Ah, dimenticavo che comunque, come potete anche vedere dalle recensioni sotto, gli imballi sono effettivamente fatti molto bene, in quanto vi arriva un acquario totalmente rivestito di polistirolo, per cui l'imballo è fatto benissimo e come vedete infatti l'acquario è arrivato imballato ottimamente, ordinato di domenica e il giovedì seguente è arrivato, come è successo a me tutte le volte che ho ordinato, per cui come vedete c'è la conferma. Ottimo prodotto, qualità prezzo, siliconatura e qualità dei vetri molto buona, spedizione veloce, grazie. Queste sono un po' le recensioni, aggiungeteci le mie esperienze positive, per cui insomma è consigliato. L'unica cosa è che ovviamente gli acquari hanno un po' il vetro sottile, non so perché io ho preso questo e questo, ho preso questi due, non ho preso il 45 litri e non ho preso il 112 litri, ovviamente sul 112 litri ora non so se c'è nelle informazioni, però è probabile, no qua non c'è nelle informazioni, è probabile che il vetro sia un po' più, vedete qua ad esempio quello di vetro di pressione qui c'è, però non so, questo è riferito al 25 litri, quindi non so perché non mi dia quello riferito al 110 litri, comunque appunto qua si parla di 4 mm, però per un 25 litri va bene, ovviamente il 112 litri sarà con uno spessore di vetri maggiore, comunque eventualmente se lo volete acquistare, se non c'è scritto almeno chiedetelo, chiedete l'informazione di quanto è lo spessore dei vetri eventualmente e niente. Quindi niente, spero che questo video sia stato utile e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!